Ciao amici, bentornati su Computer in 2! Oggi siamo qua per vedere la seconda parte del filmino che abbiamo fatto in precedenza, dove andavamo a rimediare un'altra scheda video, ovvero parliamo dello SLI, cos'è e come funziona. Come possiamo iniziare? Beh, diciamo subito premessa, sarà un video serio, diciamo questo qua, dove si tocca un argomento molto complicato, perché è complicato. E andiamo a vedere, appunto, possiamo partire dall'acronimo, che è un acronimo, lo SLI, e cosa significa? Allora, lo SLI, scusate la pronuncia, ma è Scalable Link Interface. Che bella sta pronuncia, Sì, vabbè. Praticamente è una tecnologia proprietaria di NVIDIA. Esatto, infatti c'ha, per essere usata c'ha anche i suoi connettori proprietari, c'ha tutto il suo software proprietario, vabbè. Praticamente è una tecnologia che ci permette di fare cooperare due o più schede video, massimo 4, per avere un incremento di prestazioni al posto di magari dover comprare il top gamma di scheda. Sì, esattamente, quindi con due schede video dipende dalle esigenze. Sì, esatto, quindi con due schede video di fascia medio-alta si riesce a superare una top di gamma, teoricamente. Dipende comunque come siamo messi. Premessa, lo SLI è una tecnologia difficile da realizzare, di conseguenza costosa. E cosa significa questo? Che le motherboard che la supportano sono molto inferiori numericamente rispetto a quelle che supportano il Crossfire. Esatto. Infatti, esattamente, la tecnologia, essendo proprietaria, essendo diciamo più complicata del Crossfire, come diceva lui, meno motherboard. Le motherboard devono essere certificate SLI, 3 SLI, 4 SLI, 2 SLI, boh, dipende. Sì. E queste motherboard sono solo le top di gamma, a differenza di quelle che supportano il Crossfire, che sono anche medio, fascia media, diciamo, dalla media in su, medio bassa, già lì non ce l'abbiamo. E per avercelo questo SLI Certifier, certificazione dello SLI, oltre a questo deve esserci un processore decente che terrebbe botta, altrimenti si arriva ad avere un collo di bottiglia. Sì, perché abbiamo una mole di dati non indifferente che viene gestita. E cosa possiamo dire in aggiunta? Come funziona? Come funziona? Allora, ci sono 4 tipi di funzionamenti certificati da NVIDIA, uno più impossibile di quell'altro. Allora, sì, questi metodi sono anche abbastanza vecchiotti, quindi staremo a vedere comunque. Man mano comunque vengono ottimizzati attraverso software, però il principio di base è sempre quello. Allora, abbiamo questi 4 metodi. Allora, SFR, Split Frame Rendering, ovvero quando ci sono due GPU, esatto, uno schermo, sì, un frame, sì, questo frame viene diviso a metà. Non è esattamente così, perché la suddivisione è diversa, proprio vengono scelte aree, tante cose strane, vabbè, quello a software, però ottimizzazione. Vabbè, viene diviso a metà sto frame e una scheda fa la parte superiore e una scheda fa la parte inferiore. Così si suddivide il carico dell'unico frame tra le due schede video e giustamente si può raddoppiare, cioè giustamente metà fa una, metà fa l'altra, raddoppiare il frame rate. Teoricamente. Il secondo metodo è la AFR, Alternate Frame Rendering, ovvero quando le GPU, una fa un frame e una fa l'altro frame, cioè c'è due schede, sì. Non c'è più la suddivisione schede dello schermo, no? In questo caso, esatto, due schede, due frame, prima scheda al primo frame, seconda scheda al secondo frame. Quando è finito il secondo, questo metodo però in realtà è più utilizzato quando ce ne sono già 3 di schede, perché attraverso l'utilizzo di un algoritmo round robin, un algoritmo per scegliere chi fa cosa, cioè, esatto, si usa per la schedulazione del processore, tante cose strane, viene preso appunto prima scheda primo frame, seconda scheda secondo frame, terza scheda terzo frame e avanti così. E questo è un altro metodo. Il terzo in realtà non è una cosa rivoluzionaria, nuova, è semplicemente la combinazione dei due precedenti.
E infatti si usa con un quad sli solitamente. Cosa succede quindi? Abbiamo quattro schede. Vengono divisi in due gruppi da due. Esatto. Allora, il primo gruppo fa il primo frame e il primo frame viene splittato a metà, dove la prima scheda del primo gruppo fa la prima metà superiore, la seconda scheda del primo gruppo fa la metà inferiore, si passa poi al secondo frame fatto dal secondo gruppo in modo praticamente uguale al primo. Esatto, quindi la terza fa la parte superiore, la quarta scheda video fa quello inferiore e dopo si ripete, diciamo. Avanti così. Infine c'è l'ultimo, che è un metodo, diciamo, usato principalmente per il rendering di grafica 3D, non si parla di gaming qua. No, esatto, infatti non dovrebbe esserci un incremento di prestazioni, è un incremento di tempi. Lo SLI anti-aliasing, no, non c'entra un cazzo i tempi. SLI anti-aliasing, praticamente cosa succede? Questa modalità fa in modo che l'anti-aliasing venga fatto prima della prima scheda video, ovvero possiamo arrivare a un 8x, un 4x, 8x di anti-aliasing. Poi si passa alla seconda, che riapplica l'anti-aliasing, quindi arrivando anche un 16 o 32x. Per dirvi, si usa nelle quadro, le quadro arrivano anche un 128x di anti-aliasing, cioè smooth più smooth non si può. Non si può, praticamente è la realtà. Quindi, detto questo... E non funziona su Windows Vista. De merda. Vabbè, no, è cazzi suoi, tanta roba vecchia. E cosa possiamo dire quindi? Che abbiamo parlato di questi quattro metodi principali utilizzati da Nvidia, registrati, brevettati e compagnia briscola per ottimizzare le prestazioni, che si può dire teoricamente, molto teoricamente, sul sito di Nvidia dicono che c'hai due schede video, hai il doppio delle prestazioni, ma non è assolutamente vero. Andremo a vedere successivamente questa cosa qua. Però possiamo dire in primis che c'è un reale incremento delle prestazioni, ma anche dei consumi, del calore emesso, e quindi c'hai dei pro e contro che non sono indifferenti. Bisogna veramente vedere di quello che si ha bisogno. Esattamente. E posto, abbiamo analizzato quindi quali sono i metodi, come funziona, come si spiegano. Andiamo a vedere però come si fa. Come si fa uno slip? Come si fa? Lo andiamo a vedere tra pochissimo. Bene, eccoci qua, arrivati alla seconda parte. In questa seconda parte cosa andiamo a vedere? Come montare fisicamente e come abilitare lo SLI. Esattamente, come abilitare softwareicamente. Lo SLI, appunto, perché lo SLI non si può abilitare, cioè non è solo collegando le due schede video, ma bisogna anche fare un piccolo procedimento del cacchio, che è molto ma molto semplice, ma che è comunque da sapere. Allora, iniziamo. Come prima cosa, cosa bisogna fare? Elenchiamo i materiali necessari. Allora, una motherboard che supporti lo SLI. Sì. Una motherboard ci deve essere il processore, ci devono essere le RAM, ci deve essere un alimentatore. Che supporti due schede video. Sì, due schede video. Due. Schede video... case non serve, quello non serve. Non serve, o perlomeno un case dove ci sia abbastanza grande, perché se c'è una scheda video così devi avere un case altrettanto grande. E il cavetto per... il cavetto del cavolo che non c'è su tutte le schede video. Anche se è una top di gamma, noi avete visto... Vedrete appunto che il cavetto non è quello della Gigabyte, è un altro cavetto che adesso andate a vedere. Avendo tutti questi componenti qua, cosa si fa? Si prende tutto quanto montato e si mette la prima scheda video. Esatto. Per fare lo SLI, ovviamente, si prende la seconda. Ok, possiamo vedere supporta lo SLI, anzi il quad SLI è una 970. Si monta la seconda sull'altra PCI Express, si toglie il tappino e così nota la ROG, certificato SLI, perché ricordiamo che è il proprietario, lo si inserisce, facile facile, poi
questo qua è solo un video così facile per fare vedere un attimo. Sì, era giusto per chi magari voleva vedere. Sì, è come montare una scheda video soltanto che è già aggiungere un cavo. Sì. Non è stata attaccata l'alimentazione nel video, ok. Giustamente ricordarsi di attaccare l'alimentazione perché non si alimentano con il Gesù Cristo. E quindi alimentate, avendo questo alimentatore comunque, esatto. Ricordiamo, possibilmente gold, perché se ci sono dei sbalzi di tensione dove richiede una pacca così di energia, serve appunto un alimentatore decente che non si fonde alla prima botta che richiede, le colleghiamo assieme, accendiamo il nostro PC e andiamo, cosa facciamo? Siamo sul nostro desktop. Allora, dal desktop, tasto destro, esce il menu a tendina, sì. Pannello di controllo Nvidia, si apre il quadrino, si va su impostazioni 3D, SLI Physics, SLI e Physics, ok, sì. E abbiamo appunto le impostazioni, vediamo dove c'è lo SLI, cioè proprio sì. L'abilità SLI che è disattivato, lo andiamo a abilitare, di fianco avremo la fisica, ma non ci interessa, sì. Si lascia in automatico oppure... si decide su che scheda, un processore molto potente si può lasciare sul processore, ma è raro. E poi sotto si è visto anche che quando c'è stata la dettazione dello SLI, c'era diversi marchingegni e comparsa una barra che collegava le due schede. Sì. Cioè, le due schede sopra hanno ognuna cosa fa. Bene. Semplicissimo. Quindi è strasemplice come cosa da fare, non c'è nulla di complicato, ma sono delle piccole cavolate da fare, insomma. Bene, detto questo, sapete cos'è, come funziona, come si fa e tutte queste cose belle. Manca ovviamente i benchmark, come si comportano e se vale veramente la pena, con delle conclusioni. Ma questa cosa qua, per appunto non avere un video lungo mezz'ora, vi lasciamo al prossimo video. Esatto. Un saluto, ciao! Ciao.